Il fenomeno LOL, la trasmissione che sta facendo discutere tutta Italia e non solo. Ma perché LOL ha avuto così tanto successo? Parliamone in questo video. Ciao amici, bentrovati sul mio canale YouTube. Ma alla fine non è il mio canale YouTube, diciamoci la verità, è il nostro canale, anche perché stiamo crescendo piano piano, piccoli passi, con tanto sudore e sacrificio. Ogni settimana escono tanti contenuti. Questo, per esempio, è un contributo speciale. Se volete sapere di più, perché non attivate la campanella qui sotto così rimanete aggiornati su ogni pubblicazione? Quindi fatelo, lasciate anche un bel like, un commento, magari lo condividete con i vostri amici che magari parlano anche loro di questo fenomeno di LOL, così possiamo parlarne insieme e quindi anche qui sotto nei commenti. Perciò io vi aspetto. In ogni caso, vi ricordo che mi trovate da qualche giorno anche su Clubhouse. Ecco, questo è il mio profilo, quindi se volete seguirmi e siete su Clubhouse, non esitate a farlo. Vediamo anche lì per chiacchierare insieme in live. Se volete anche sapere qualcosa in più su Clubhouse perché non conoscete ancora questo bellissimo social media, ecco qui il video che fa per voi dove parlo appunto di Clubhouse. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande? Non so se si dice così, credo, non lo so. Comunque, in ogni caso, parliamo di LOL. Sono certa che l'abbiate già visto e se non l'avete visto, io vi invito a farlo. È un fenomeno più che un programma televisivo composto di ben 6 puntate. Dico ben 6 quando in realtà molti di noi ci aspettavamo, dopo le prime 4 puntate, altre 4, ma poi siamo rimasti un po' con l'acquolina perché, insomma, ci piaceva così tanto, ci siamo tanto divertiti. Hai cagato? Ormai cose che non vedremo più con gli stessi occhi, la Gioconda non sarà più la Gioconda. Piuttosto che ho provato a cercare su Amazon il tubo, quello di Frank Matano, ma non si riesce a trovare su Amazon. A proposito di Amazon, qui sotto c'è un link dove vi ho consigliato tutti i prodotti che utilizzo per realizzare i video. Dateci un'occhiata, così se siete curiosi di sapere come realizzo i miei video, insomma, c'è un link dedicato. Ho preparato una cartella appositamente per voi. Detto questo, LOL è sicuramente un format che ha tanto successo perché viene dal web. Intanto sono mischiati comici, appunto personaggi che fanno stand-up, ma anche YouTuber, persone che vengono dalle nuove piattaforme, o gente come noi che si trova nel mezzo tra il tradizionalismo del cinema e i nuovi media, le nuove piattaforme che sono molto interessanti. La cosa più interessante è che chiaramente in un momento come questo dove tutti avevamo bisogno di libertà, spensieratezza, la possibilità di comunicare in maniera più semplice, più vicina alle persone, ecco, il fare quello che ci pare con un gruppo di amici, cioè quello che in questo momento non si può fare. Ne abbiamo discusso anche su Clubhouse insieme al regista di LOL, nonché anche regista del GF piuttosto che dell'Isola, insomma di diversi programmi TV, che ha lavorato a questo format e ovviamente a detta degli addetti ai lavori, bello il gioco di parole. Anche loro chiaramente si sono sganasciati dal ridere, chiaramente stanno dietro le quinte, quindi ed io stessa ho fatto una prova dal divano cioè ho provato a non ridere. Chiaramente non ci sono riuscita perché mi faceva male la pancia. Ho detto, vabbè, ma perché devo fare questo sacrificio? Tanto sono a casa, non sono lì, anche se vorrei esserci. Devo dire la verità, fra le altre cose, abbiamo anche chiesto al regista se ci sarà una prossima edizione, ma chiaramente Amazon non si è ancora pronunciata al riguardo. Noi tutti utenti, insomma, ce lo chiediamo e ci farebbe tantissimo piacere rivedere un'altra edizione, perché sicuramente, ecco, oltre al fatto che determinate cose non saranno più le stesse, meme di ogni tipo sul web, è proprio quella naturalezza che lo contraddistingue, quella verità, e che forse neanche il GF vuoi, perché ormai il format è stato visto e rivisto e quindi non ha più quella genuinità, no, delle prime edizioni. Le prime edizioni eravamo molto più interessati, più intrigati dal format. Oggi ormai un pochino forse stancato, però insomma LOL invece è quello che tutti noi volevamo e è quello che tutti noi vogliamo in questo momento, stare con un gruppo di amici senza mascherina, divertirci senza limiti, con veramente
libertà, cuore aperto, cioè con tutto quello che ci passa per la testa, poter conversare, abbracciarci, stringerci, insomma, e penso che sia un po' racchiude quello che è il desiderio generale delle persone in questo momento. Il perché abbia avuto più successo in Italia, se ne parla molto più in Italia, è perché chiaramente noi abbiamo un altro tipo di comicità e gli italiani, insomma, sono veramente i pionieri di questo, cioè sono veramente i numeri uno. E questo lo dobbiamo riconoscere, noi italiani abbiamo veramente un grande valore aggiunto che spesso però cerchiamo di guardare forse troppo altrove senza avere la consapevolezza o l'amore di quello che sappiamo fare e quello di cui siamo sicuramente, ecco, come dire, siamo sicuramente quello in cui siamo sicuramente unici. Perciò, ragazzi, questo è il fenomeno LOL. Io credo che questa chiave racchiuda un po' il perché che ci siamo chiesti tutti noi, no? Quindi se voi avete un parere al riguardo, se la pensate come me, oppure pensate che ci sia stata un'altra ragione per il quale LOL sia diventato un fenomeno virale e sia piaciuto così tanto a tutti coloro che l'hanno visto, quindi facciamoci una domanda, diamoci una risposta. Probabilmente dal web si può prendere tanto, perché ci sono tante idee interessanti e tante idee da cui prendere spunto. Perciò voi della TV guardate più spesso il web, perché ci sono tante persone interessanti e tante idee che potrebbero essere sviluppate. Detto questo, ragazzi, ci vediamo qui sotto nei commenti e in un prossimo video. Ciao!